Nella sala Sancti Petri dell'Arcivescovato di Catanzaro è stato presentato alla comunità diocesana il volume del Vicario Generale della Diocesi, Monsignor Raffaele Facciolo, stretto collaboratore degli ultimi tre vescovi dell'Arcidiocesi. Un testo che nasce dalla volontà dell'Arcivescovo Monsignor Vincenzo Bertolone per esprimere assieme a tutto il presbiterio gratitudine a Monsignor Facciolo per il servizio pastorale in Diocesi. Si tratta di un testo che raccoglie messaggi dettati da Monsignor Raffaele Facciolo in momenti particolari della vita diocesana, testimonianze, poesie, editoriali, foto. Amo dire che è una persona squisita, scrive Monsignor Bertolone nella presentazione al testo riferendosi a Monsignor Facciolo, dalla cultura umanistica ampia e profonda che lo rende autore fecondo di saggi e pubblicazioni di varia natura, dall'ecclesiologia alla storia, dalla comunicazione alla spiritualità, dall'etica alla politica, dalla poesia alla critica. Un sacerdote che fa cultura esplica il suo mandato originario, l'evangelizzazione, portare il Signore tra la gente, portare il Vangelo da Lambone in piazza, portare il Vangelo nelle occasioni di amicizia, di convivenza umana e sociale. Ecco, dirò che nel buio della storia di oggi, se non c'è un uomo pensante, un uomo che esercita il dono dell'intelligenza, fallisce la vita. Tra le diverse personalità che avremo modo di conoscere attraverso questa lettura, c'è anche quell'intendimento che parte dal Santo Padre, Papa Francesco, per poi proseguire nel nostro Arcivescovo Bertolone e dunque espandersi sul territorio? Senz'altro, il concetto di evangelizzazione è portare la parola di Dio che si realizza attraverso la trasmissione degli apostoli, del Papa, dei Vescovi, e tutto noi ciò che vediamo, pensiamo, agiamo è tutto frutto di questo motore che mette in alimento e in cammino la dimensione di un pensiero vivo e vitale, perché l'uomo di oggi ha bisogno di sorgente d'acqua pura, vera. A chi lo consiglia? A tutti, perché siamo tutti uomini in cammino per la ricerca della verità di Dio. Alla presentazione del libro sono intervenuti Giuseppe Suluri, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, l'avvocato Rosario Chiriano, presidente dell'Associazione Giuristi Cattolici, e l'onorevole Guido Rodio, già presidente della Regione Calabria e sindaco di Squillace. Che vibrano con un suono.